Nel 2016 il nostro legislatore ha dato una veste giuridica alle cosiddette convivenze di fatto e unioni civili. Fino ad allora le coppie conviventi eterosessuali non coniugate non potevano vantare nessun diritto, come pure le coppie conviventi omosessuali. Molte sono le differenze tra il matrimonio, le unioni civili e le convivenze di fatto. Allora, il matrimonio può essere contratto solo da coppie eterosessuali. Le unioni civili possono essere contratte solo da coppie omosessuali. Le convivenze di fatto possono essere contratte sia da eterosessuali che da omosessuali. E nel 2016 sono stati istituiti degli appositi registri dove vengono iscritte sia le convivenze di fatto che le unioni civili. Si intendono conviventi di fatto persone di qualunque sesso, quindi omosessuali o eterosessuali, che rispecchiano alcuni requisiti previsti dalla legge. Quindi devono essere due persone maggiorenni, devono essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. E non devono essere vincolati da certi tipi di rapporti. Ad esempio, non puoi farlo con un parente, non puoi farlo con un affine, non puoi farlo con un adottivo, non puoi farlo se sei separato o unito civile. Inoltre, le due persone conviventi di fatto devono coabitare, essere sullo stesso stato di famiglia. Questa cosa non è invece necessaria per il matrimonio e le unioni civili, che possono avere anche i contraenti possono avere due residenze diverse, mentre nell'unione civile la cosa fondamentale è la coabitazione. La convivenza di fatto si costituisce tramite una dichiarazione che viene resa davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. Allora, tengo a precisare che le convivenze di fatto non sono assolutamente equiparate al matrimonio, perché non si acquisiscono diritti successori, non si acquisiscono diritti alla pensione di reversibilità, si acquisiscono alcuni diritti molto diversi e limitati. Ad esempio, i conviventi di fatto rispetto a un coniuge hanno lo stesso diritto quando, in caso di malattia o di ricovero del convivente, possono avere tutte le informazioni mediche e sulla salute. Un'altra è il fatto che se i conviventi di fatto vivono nella casa di proprietà di uno di loro due, esclusiva di uno di loro due, e il proprietario muore, il convivente di fatto, quello vero, quello cioè iscritto nei registri, ha diritto di rimanere nell'abitazione del decuius per minimo 2 anni o massimo 5 anni qualora la convivenza sia stata superiore ai 2 anni. I conviventi di fatto, inoltre, possono anche stipulare un contratto di convivenza. Questo contratto viene stipulato o da un notaio o da un avvocato, deve essere trascritto, e in questo contratto possono prevedere varie regole per quanto riguarda la loro vita, come pure possono scegliere il regime patrimoniale, quindi possono addirittura scegliere la comunione dei beni. Le unioni civili, come le convivenze di fatto, sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2016, in particolare con la legge numero 76, e hanno lo scopo di garantire a coppie omosessuali il riconoscimento della loro unione. Allora, le unioni civili si costituiscono fra coppie maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. Nel momento della stipula dell'unione civile, le parti possono, se vogliono, scegliere il regime patrimoniale al quale aderire, perché nel caso in cui non si dicesse di voler scegliere il regime della separazione dei beni, automaticamente, come avviene nel matrimonio, si entra in regime di comunione dei beni. Tutte le volte che si parla di coniugi o di matrimonio, queste regole valgono anche per gli uniti civili. Quindi la cosa importante è che quindi gli uniti civili, a differenza dei conviventi di fatto, acquisiscono i diritti successori, acquisiscono i diritti alla pensione di reversibilità. Qualora
il rapporto di coppia dovesse venire meno, si addiverrà allo scioglimento dell'unione civile. A differenza del matrimonio, qui invece si addiviene direttamente allo scioglimento dell'unione civile. E quindi si può sciogliere con un procedimento giudiziale davanti al tribunale, mediante una negoziazione assistita con quindi necessariamente due avvocati, oppure con un accordo concluso davanti all'ufficiale dello Stato civile.